L'epicentro in questo momento è quella parte del Veneto, perché ha una presenza massiccia, moltiplicata per mille, rispetto a quelli che erano i dati che avevamo di 20-30 anni fa. Però è chiaro che si muove alimentandosi tutto là dove gli è possibile. Tanto ecco perché dobbiamo assolutamente intervenire, non solo sull'emergenza pioggia e le realtà vicine, ma complessivamente su tutti i nostri mari. Come? Gli spaghetti al granchio blu a mezzogiorno, non ce l'avete fatto? No, pensavamo fosse un'offerta da parte vostra per avervi invitati qui a mezzogiorno. Questa era la valutazione. Ministro, ma domani con CDM ci aspettiamo il testo unico sulle tematiche ambientali? Sì, arriva il testo unico di semplificazione su quelle che sulle rinnovabili, su una serie di temi presentato dal sottoscritto e dai colleghi Casellati e Zangrillo. Ecco, Ministro, si è parlato anche di crisi e di cambiamento climatico. In questo senso come si inserisce il suo Ministero all'interno di questa crisi? Cosa intende risolvere e come può farlo? I fattori, ci sono tanti fattori, certamente il cambiamento climatico, l'inquinamento porta a dei rischi di perdita di biodiversità. E la perdita di biodiversità naturalmente va arginata con una serie di azioni di livello molto alto che riguardano il sistema clima. D'altra parte però abbiamo anche rischi, come nel caso, anche nel caso specie, che il commercio a livello mondiale, l'intensificarsi delle relazioni portano alla migrazione di specie esotiche nelle varie realtà, quindi specie esotiche, specie aliene, specie che rischiano di non avere nemici sul territorio, se terrestre o sulla realtà marina dove vanno ad immettersi, e automaticamente si proliferano in modo eccessivo. Sono tutta una serie di azioni alle quali non eravamo abituati fino a pochi decenni fa, e oggi invece dobbiamo capire che questa non è più una straordinarietà. È una lezione che occorre prevenire e non curare la prossima volta? Con molta onestà, prevenire nel limite del possibile, perché tanti fattori ti accorgi quando emergono, perché il granchio blu c'era 30 anni fa, pochi esemplari, almeno i dati di ISPRA mi dicono questo, però nel giro di 2 anni è esploso. Perché è esploso? Si ritiene principalmente perché c'è stato un riscaldamento dell'acqua, ma naturalmente è solo questa la causa, una valutazione che faremo andando avanti.